schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un outfit, o meglio questo outfit che state vedendo, e vi faccio vedere come farlo ragazzi. Allora, innanzitutto l'outfit di base da cui dovete partire è questo. Togliete la maschera da cane perché non c'entra un cazzo, però l'outfit dal quale dovete partire è questo qui, che portate via dai colpi della serie Domus Dei. Quindi avrete i Joker, allora solo per il personaggio donna la scera e, diciamo, le caviglie invisibili, per quanto ne so io, poi non so se anche per il personaggio uomo. E anche solo per il personaggio donna avrà questo genere di bug. Potrete mettere, diciamo, sotto questo giubbotto pesante qualunque o quasi qualunque tipo di cosa. Quindi io vado a cercare un giubbotto in particolare che voglio mettere, perché il completo avrà la tonalità del rosso e grigio, rosso, grigio e nero, e quindi voglio, diciamo, mettere un giubbottino diverso. E metterò questo ragazzi. Dopo aver messo questo giubbotto andiamo a mettere i guanti, ovviamente pelle nera. È un completo semplicissimo ragazzi, però non lo so, io stavo cazzeggiando con i completi, stavo guardando i vestiti come si buggavano, come non si buggavano, e mi è uscito fuori sto completo ragazzi. Quindi a questo punto, una volta fatto il tutto, vi salvate la storia e mettete questo casco ragazzi, questo casco qui, questo nero che si abbina un po' con tutto il resto del completo, e salvate. È abbastanza semplice, quindi andiamo a salvare questo completo. Una volta salvato il completo ragazzi, potete anche mettere il paracadute, potete mettere il borsone, però ultimamente il borsone si bugga. Quando voi mettete un completo con il borsone, diciamo che dopo non vi lascerà cambiare completi. Quindi io in questo completo preferisco mettere il paracadute. Andrò a mettere un paracadute grigio che si intona con tutto il resto del completo, e qui andremo a salvare nuovamente. Dopodiché ragazzi dobbiamo mettere una maschera, allora quella che avete visto nel video, ovviamente all'inizio del video. Ragazzi, non è niente di granché questo outfit, voglio dire, non è eccezionale, però come completo urbano a me piace, è parecchio cazzuto ragazzi. Quindi andremo a scegliere questa maschera, che comunque va a riportare sia il giubbotto che tutto il resto, questa mescola di nero grigio con le righe rosse, quindi è molto bella. Metteremo questa maschera e la salveremo in un altro slot ragazzi, perché ora andremo a fare il glitch per mettere il casco sulla maschera, il casco su questa maschera. Quindi ci servirà un veicolo, andiamo a cercare un veicolo. Ovviamente adesso arriva la polizia come al solito e ce la leviamo dal cazzo chiamando lo zoppo, chiamando zio Lester. Quindi ci togliamo la polizia e va bene. A questo punto ragazzi dovete avere questo completo e dovete stare su paracadute prima di salire in macchina, e dovete aver selezionato il completo con cui state facendo il tutto. Quindi selezionate il completo del casco, quello che avevate il casco, e mentre state salendo in macchina schiacciate sul completo dove avevate la maschera.
automaticamente accadrà il bug e vi rimarrà la maschera sul sotto il casco, insomma, no? E quindi avremo creato questa sorta di bug. Scusate ragazzi, ma è un po' che non faccio i completi e sto un po' rincoglionito. Quindi una volta che abbiamo messo la maschera e il casco, ci manca un paio di passaggi da fare. Come ho già detto ragazzi, potete anche mettere il borsone, ma io non lo metto. A questo punto ragazzi, andiamo a mettere il visore notturno. Per mettere il visore notturno dovreste avere un completo salvato con il visore notturno, solamente con il visore notturno, senza il passamontagna nero. Quindi una volta che selezionate quel completo e poi tornate indietro sul vostro completo che state modificando e avreste messo il visore notturno, automaticamente si trasferirà il visore notturno su quel completo. Ma sa che sono più bravo a spiegarvi i glitch che gli outfit, raga. Quindi a questo punto, una volta fatto questo, andiamo in un altro negozio, possibilmente quello che è vicino allo strip club. L'unica cosa che ci manca è il tubo, il respiratore, diciamo, no? Che ci sta anche abbastanza bene con tutto quanto il completo, quindi a me piace, insomma, come completo urbano va benissimo. A questo punto, quando siete dentro, basterà che cambiate il completo e ritornate sul completo che avevate, e automaticamente quando uscirete fuori avrete anche il tubo sul completo che avevate. Detto questo ragazzi, spero che questo outfit vi piaccia, non è molto moddato però è abbastanza carino, e quindi vi lascio un saluto, al prossimo video.